Oh, fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Volete che ve lo canto? Un po' fintamente? Buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica. Oh, buona domenica, ma che buona domenica di che era sta? Ma che buona domenica di che? Cioè, ieri veramente i vostri messaggi dove mi scrivevate, c'è gente in giro in pantaloncina a Bologna con 20 gradi, non c'è una goccia d'acqua, non c'è una pozzanghera in terra né nulla, mi ha fatto venire ancora più una carogna ancora più grossa di quella che hanno fatto l'incontro di boxe, il Bologna l'hanno fatto giocare primavera, e quell'altro cazzo di cosa, pure il MotoGP. La box e il MotoGP, il loro cazzo di MotoGP della minchia. Cioè, veramente mi ha fatto venire ancora più il nervoso di quello che già c'avevo. Una roba, credo, mai vista nella storia. Mai vista, mai vista, mai vista. Ma questa è stata quella di, peggio di quello che hanno fatto l'Inter con Bologna. Questa è stata ancora peggio. Questa è stata ancora peggio. Una decisione completamente ingiustificata. Completamente ingiustificata, perché ancora ci devono dare le spiegazioni. Poi naturalmente a mettere tutti tranquilli c'è lui quella foto col giubbotto in pelle, che sarà del loro marchio sicuramente, da vendere ovviamente, con scritto Forza. Cioè, vi rendete conto noi da chi cazzo siamo rappresentati? Cioè, veramente. Se ci fosse stato Gagliani, gli sarebbe entrato nel telefono. Gli sarebbe entrato, sarebbe andato là, l'avrebbe messo in muro e gli avrebbe detto: coglione, guarda che tu fai giocare questa partita, mettila come vuoi, vai pure tu a farlo steward, vengo pure io, ma questa partita qua si gioca. Non scherziamo, ragazzi. Cioè, qua la dirigenza nostra non esiste. Noi non abbiamo dirigenza. La nostra dirigenza non esiste, non c'è, è una dirigenza che non c'è, nella maniera più assoluta. Cioè, contiamo veramente come la forchetta del brodo, contiamo veramente poco. E in più ieri il Napoli intanto ci balza più 8, fino a quando? Febbraio, aprile. Quando è che torneremo a meno 5 dal Napoli? E vi dico anche una cosa, che il prefetto, se tu li vai a spiegare, li vai a chiedere: ma chi è che ci ha disqualificato il Napoli in Milan? Magari questo qua ti risponde: quelli dei due, ne ha due fuori il Napoli. Ha giocato con Lecce, sono stati due espulsi, si inventa perché non segue sicuramente il calcio, sto lota. E fatto sta che non saprebbe neanche rispondervi. Ieri comunque la partita l'ho vista bene anche. Un Napoli che ha tenuto 70 minuti Kvaratskhelia in panchina, ha fatto entrare al 58esimo Pulisano, un gran giocatore da prendere davanti, che è veramente buono secondo me, Krstović. Giuro, ieri è la prima volta che l'ho visto proprio completamente nei movimenti e tutto, l'ho proprio seguito ieri. Ragazzi, fisico, è veloce, è tecnico, punta all'uomo, c'ha un bel tiro, cioè gioca a calcio in squadra con gente che è veramente poca roba. Però adesso entriamo nella polemica. Adesso entriamo nella polemica. Il Napoli ha rubato ieri? No, il Napoli ieri stava subendo due furti. Non c'è stato un errore, episodio grosso contro di noi per la prossima partita. Di Lorenzo già ammonito, Rebic lo salta secco, non gli dà niente. Rigore a termini di regolamento, non a termini morali, di regolamento, netto per il Napoli. Va fa mock netto per il Napoli, un rigore netto a termini di regolamento. Quello lì è come il rigore di Firenze, quando quello della Fiorentina allunga, ha già perso il pallone e Tornales va in contatto col pallone della Fiorentina che era già perso. Lì innanzitutto il pallone non era già perso, perché Di Lorenzo la piazza indietro di testa, può farlo 1-2 comunque sia, può essere ancora in gioco. Invece lo mette completamente fuori gioco, andandoli in una maniera addosso, mi sembra che era Gaspar, non mi ricordo chi era.
un ragazzo lì di colore, gli va completamente addosso, frandogli addosso, quello lì è rigore tutta la vita. E dopo il genio dell'arbitro va a dare una punizione con un giallo a Buongiorno, probabilmente nell'area da 25 metri al 92esimo, su un fallo che forse era da rosso per quello del Lecce, che lì entra proprio, no, forse da giallo era, dai, da, perché comunque non era proprio all'altezza della caviglia, era verso l'altezza della caviglia, era fra sta parte del piede sotto e la caviglia, era intervento pericolosissimo, lo va proprio a prendere secco, addirittura l'arbitro dà fallo per il Lecce. Questo per farvi capire chi siamo in mano a livello arbitrale, cioè questo vi fa capire a chi siamo in mano a livello arbitrale. Visto che bello oggi il panorama di dove faccio i servizi sociali, va che verde che c'è, io trac trac una foglia dietro l'altra, tiriamo su tutto belli, tiriamo su tutto. Sono demoralizzato, si sa come doveva andare il nostro campionato, lo sapevamo dall'inizio. La cosa che mi fa incazzare però è quando non vedo regolarità. Quando non vedo regolarità, a me fa incazzare. Quando mi viene annullata una partita che mi rovina un weekend, a me fa incazzare. Ma tanto Rassa, si recupera, cosa ti cambia? No, a livello, come cosa mi cambia? Vado a giocare senza due titolari nello scontro più importante dell'anno, che siamo dentro fuori. Cioè, perdiamo, siamo 11 punti e siamo praticamente neanche nei sogni. Puoi guardarla al primo posto, perché io, sinceramente, nei miei sogni, nella realtà, no, ma nei sogni lo vedo. La guardo la classifica, anche se so. Nel mio inconscio so che non c'entreremo un cazzo, però io la classifica la guardo se permettete. Poi se voi non guardate la classifica anche, però allora vuol dire che avete già perso in partenza. Io non parto mai sconfitto. Io non parto mai, mai, mai sconfitto, a prescindere. Anche se so che c'è un avversario che dobbiamo prendere Conte. Figa, ci sono ancora gente che mi dice, ma no, Conte non serve io. Ma ragazzi, ma volevi vincere quest'anno? O avere la speranza? Ho un presupposto per vincere quest'anno. Antonio Conte. No, Antonio Nonamen. Antonio Conte. Prendevi Antonio Conte. Punto. Non ci sono altre cose, non ci sono se, ma, dove, forse o perché. Prendevi Antonio Conte. Non ce n'erano altri migliori, nella maniera più assoluta. Tu prendevi Antonio Conte. Stop. Non l'hanno voluto prendere perché era un personaggio scomodo, perché si sa che non vogliono spendere, perché con Conte, hai visto il Napoli quanto ha speso. Il Napoli, cazzo, perde palla, ritornano tutti dietro, corrono tutti per l'allenatore. Perso, catastrofe la prima partita, quando mi hanno detto, ma questo gioco Modena, perché me le ricordo, le gioco Modena, doveva essere stato esonerato, ma che squadre, quando iniziano a fare i tragicomici, gente che non ha neanche visto le partite. Dopodiché ha fatto tutto il suo tabellino, l'ha completato. Pareggiare, non perdere contro la Juve a Torino e vincere tutte le altre, cosa che lui ha fatto. Cosa che lui ha fatto prendendo pochi gol, subendo pochissimi gol, neanche offrendo. Ieri anche Lukaku, per dire, ma proprio si vede che, non, che prima di segnare lui stesso si occupa di una cosa, di essere utile per la squadra. La poteva calciare l'ultima azione della sua partita. Le è arrivata questa verticalizzazione, se l'è messa sul suo piede bene, ma non per andare a calciare, perché già ha visto il movimento intelligentemente del suo compagno che andava in profondità, che era Di Lorenzo, se non sbaglio. Era Di Lorenzo. Gliel'ha proprio messa sulla corsa. Non è andato a calciare, che magari un altro sul suo piede li va a calciare. No, gioca completamente per la squadra. Ad Empoli, Lukaku non ha girato nel primo tempo. Cambio, ieri ci ha tenuto fuori 70 minuti Kvaratskhelia per non rischiare col Milan. Questo qua c'ha già un progetto ben definito. E vi dico una cosa: io, se fossi interisti, che ci sbeffeggia che ci ha rinviato la partita, io non è che sarei tanto contento se fossi nell'Inter, che noi andiamo lì a giocare contro. Perché io, se fossi un tifoso interista juventino, sinceramente mi farebbe un pelo più paura il Napoli del Milan. Questa vi dico la mia, perché ho visto che ci sono state anche a godo, sì, intanto. Il Napoli continua a vincere e occhio Antonio Conte, perché lo stessa trafila che ha fatto con la Juve. Occhio Antonio Conte, perché la stessa trafila che ha fatto con la Juve. Sta lì, sta lì, sta lì, sta lì, sta lì. Poi è il momento di vram. Ti vince il campionato. Stessa trafila che ha fatto, e non mi sorprenderei che la faccia anche quest'anno. Non mi sorprenderei. Non mi sorprenderei.
Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete like. Ci vediamo stasera che facciamo la diretta di Inter Juve. La facciamo su YouTube, però non la facciamo sul canale Viola, la facciamo su YouTube perché voglio vedermi la partita, mi serve il telefono. E dopodiché facciamo il video dopo Juve Inter, la voglio vederla perché voglio commentarla. Vi mando un bacio, un abbraccio, ciao a tutti, ragazzi.